collaborazione con Buonasera, torniamo in onda dopo 15 giorni e lo facciamo con un ospite d'eccezione come Marco Meoni. Ciao capitano. Ciao a tutti, buonasera. Al suo fianco il presidente della FIBA va a Bologna, Rosario Paladino. Ciao Rosario. Ciao Laura, buonasera a tutti. Vice direttore di Lega, direttore della comunicazione della Lega Pallavolo Maschile. Ben ritrovato anche Fabrizio Rossini. Buonasera. Per l'Asinella Paolo Penazzi, ciao Press. Ciao a tutti. Così come da Piacenza il presidente della FIBA va locale, Marco Bergonti. Ciao Marco. Ciao, ben ritrovati. Abbiamo detto puntata particolare, torniamo in onda perché ci sono anche da raccontare quanto è accaduto nella Junior League, un appuntamento sempre molto sentito, molto importante per i nostri giovani, per quelli che poi tra pochissimi calcheranno anche i campi della Serie A. Una Serie A che ha calcato per tanti anni, oltre 600 partite in Serie A, Marco. Eh sì, 23 anni di lunga carriera e finalmente è giunto il termine, non potevamo più vedermi in campo, quindi va bene così. L'anno scorso hai lasciato dopo l'esperienza a Verona? Sì, dopo 3 anni a Verona, dove sono mi è successo un po' di cosette, sia dentro che fuori dal campo. È stata una bella esperienza, mi sono avvicinato molto a quella che è il movimento del volley, no? Che non è solo esclusivamente la parte professionistica, che è la punta di un grandissimo iceberg, dove mi sono reso conto a delle... veramente dei tentacoli che arrivano ovunque, perché la pallavolo è radicata in tutte le più piccole cittadine dell'Italia con tantissime persone che la amano e spesso non possono avvicinarsi al grande volley. E il fatto di aver giocato in una realtà come Verona, dove il pubblico va al palazzetto e presenzia sempre nonostante non i grandi risultati, mi ha permesso di capire questo e oggi è la cosa, come dicevo prima, che più mi manca del volley non giocato, ovvero il pubblico. Marco ha detto che Verona è servita per fare tante esperienze. Andiamo subito con le immagini che l'hanno visto protagonista della conferenza stampa della presentazione della squadra. Marco si è inventato insieme alla società un modo un po' nuovo per presentare lui e i suoi compagni. Era poi l'anno del Giangio? No, l'anno prima del Giangio. Sì, il Giangio è arrivato quando io sono andato via. Allora, vediamo le immagini se riusciamo con Marco Prestigiatore. Le vediamo dopo, allora mi arriva dalla regia. Sono sparito, un colpo di problemi. C'era il coniglio, probabilmente. Sì, infatti, hai fatto il prestigiatore, ma insomma hai anche parlato di comunicazione, perché per te era importante avvicinare il pubblico, quindi non solo come giocatore, come capitano, ma anche per dare un messaggio forte alla città. Sì, beh, quello che ho voluto far passare era un messaggio un po' diverso. Ho chiesto alla società se mi avrebbe lasciato fare la presentazione a mio modo. All'inizio ho titubato leggermente, dopodiché mi ha detto ok, falla, e ho pensato appunto di dover convincere la gente a venire al palazzetto non tanto per i risultati, perché sapevamo tutti che la squadra che era stata formata per esigenze anche di budget non era una squadra ad alto livello, e non potevo convincerli con la vittoria, però li volevo convincere con lo spettacolo, ovvero venite al palazzetto, ci si diverte indipendentemente dal risultato. E questo cosa c'è di più bello dello spettacolo, dell'arte, della cultura? Tramite un amico attore che fa il prestigiatore mi sono fatto insegnare alcuni trucchetti, abbiamo messo su questo piccolo spettacolino fatto in un teatro che è una platea un po' diversa da quella del palazzetto, proprio per far capire la similitudine fra pallavolo, sport, arte, cultura. Poteva essere fatta anche in un ristorante, no? Tutti i luoghi di arte e convivialità dove si condividono delle cose insieme, delle esperienze insieme, delle emozioni insieme. Il messaggio è passato, sono stato molto contento. Purtroppo la stagione non è andata bene come si voleva, però
diciamo che è cominciata molto meglio di come è finita, ecco. Mettiamola così. Generazione dei fenomeni, ormai li abbiamo veramente ospitati tutti in questa edizione di Top Volley, hanno dei messaggi diversi, non solo di pallavolo da raccontare. Ma io trovo che sia, intanto Marco lo sa, in altre occasioni, anche nella mia carriera precedente di giornalista, abbiamo sempre cercato di coinvolgere persone come lui che avevano qualcosa da dire anche oltre al palleggio, cioè oltre fra l'altro a un palleggio che era fra i migliori del mondo, ne stiamo parlando comunque di un campione e di un giocatore che ha scritto anche grandi capitoli della storia azzurra. È stato una delle cose più belle della pallavolo trovare persone come lui che adesso ovviamente stanno ancora facendo tanto per la pallavolo anche non giocandola, però che sapevano uscire fuori dal classico pentagramma pallavolistico e raccontare cose diverse con modo e stile diverso. Per cui quello che dici io lo condivido con piacere, è una delle grandi difficoltà che ha la pallavolo trovare personaggi che vadano fuori e raccontino al di là della passione che noi sappiamo scatenare per i nostri tifosi, che sappiano raccontare come siamo estrosi, come abbiamo anche altre cose da raccontare oltre al gesto agonistico che, ripeto, è determinante per portare il pubblico. Lo sappiamo fare al meglio perché siamo fra i più forti del mondo, abbiamo un campionato, non lo dico perché ne faccio parte, splendidamente organizzato, ecco quello che vogliamo trasmettere anche altro. E Marco è uno di quelli che ha usato questo linguaggio fuori, diciamo, dal cuore, ha saputo farlo anche mentre giocava. Comunque Fabrizio è un po' ingeneroso, perché mi sembra che la caratteristica dei paulisti sia veramente questa, cioè il fatto che abbiano questa arte insita una buona percentuale, una buona parte di loro. Non è, quindi tutti quelli che sono stati qua li abbiamo visti tutti di questo, esatto, genere, da Lucchetta che fa lo showman, a Vullo che fa il presidente provinciale, a Bertoli, Cantagalli che giocano ancora beach volley, cioè, ognuno ha raccontato Cantagalli che vince i campionati senza perdere una partita. Quindi tutti personaggi della Madonna, se si può dire questo termine sì, ecclesiastico. Personaggi è un termine che puoi usare. Nazionale fenomeni sia di fatto che nel possibile della loro attività, quindi diciamo che hai il terreno fertile per studiare. Il problema è che questa cosa continui, ovviamente, che persone come loro sappiano trasmetterla anche alle generazioni più giovani. Lui tra l'altro è uno di quelli che ha vinto la prima Junior League, in realtà era la seconda, la prima Junior League, se non ricordo male, era in campo e quindi sono passati tanti anni, 23 anni da quell'evento rispetto alla finale di Loreto di domenica scorsa. C'è stato tutto un percorso in cui la sua generazione ha saputo raccontare una pallavolo anche diversa. Spero che questi 23 anni siano serviti anche ai nuovi per apprendere il loro messaggio, che non era solo agonistico. Allora, intanto, comunque, a livello agonistico, Marco ha vinto un campionato italiano con Piacenza 2008-2009, due Coppa Italia con entrambe con Macerata, una Supercoppa italiana sempre con Piacenza 2009, una Champions League con Macerata, due Coppa Cev Padova e Macerata, miglior palleggiatore della World League 2003, miglior palleggiatore della Champions League 2007-2008, nonché cavaliere all'ordine. Io pensavo basterebbe che si mettesse una cresta. Intanto qua invece ti stiamo vedendo mentre giochi a sitting. E anche il sitting volley. Questo è una scoperta che ho fatto tramite degli amici che erano un'associazione a Verona e si occupano di ragazzi tetraplegici. E ho scoperto il sitting volley, ovvero la disciplina olimpica che oggi è anche la Federazione Italiana, e questo ne sono molto orgoglioso. Io 2 anni fa mi sono avvicinato a Morganelli, un ragazzo tra l'altro di Bologna, che organizzava questi tornei sporadicamente. Si è appena finito il primo campionato regionale. Esatto, e ho chiesto lui se poteva venire a fare a me per primo una dimostrazione e ai ragazzi del torneo che organizzo, anzi del torneo che organizzo d'estate, per poter unire in un weekend di gioia anche questa disciplina qua, che è sempre per disabili ma anche per normodotati. È stato il primo anno un test di prova, l'anno scorso abbiamo fatto proprio un mini torneo e quest'anno a luglio lo ripeteremo ancora. Quindi sono molto, molto orgoglioso di questo, perché veramente vivere con le persone disabili ti fa capire quanto il mondo, no, sia la disabilità sta nelle cose e non nelle persone, ovvero il gradino è costruito da noi, non è naturale, quindi le persone non riescono a muoversi, lo fanno perché non riusciamo a metterli in condizione di star bene. E questa piccola cosa che faccio mi ha dato modo appunto di vivere delle situazioni che altrimenti non sarei mai riuscito a comprendere a pieno. Eccolo, il Meo sul palco a Verona. Hai scelto una maschera, un motivo so particolare? Non ti sei, no, ho scelto con più maschere, perché le maschere erano
erano tante. E sì, chiaramente una similitudine, no, dell'essere di oggi, ovvero tutti noi abbiamo una maschera che a seconda di quello che facciamo, e in campo allo stesso modo ne mettiamo tutti una, così come la mette il pubblico. E il mio scopo era quello di togliersi le maschere fino a rivelare la vera essenza che siamo, e la vera essenza che siamo è indipendente dal fatto che siamo giocatori di pallavolo o di Serie 1, di terza divisione o di Serie D, o amatori o semplicemente dei tifosi. La bellezza sta nel vivere assieme e condividere certe emozioni, e quella delle maschere penso che sia il miglior modo, sempre rapportato a chi prima di me l'ha detto mille volte, no? Ho copiato tantissime frasi di gente importantissima, di questo mi vergogno, però purtroppo ho fatto il pallavolista. Però ecco, sono piccoli messaggi che riscontrano sempre con piacere il successo. Marco, tu l'hai avuto modo di apprezzare la Piacenza? Sì, beh, è un grande ricordo quello che abbiamo, sicuramente. Io poi, infatti, vorrei fargli anche poi una domanda abbastanza complicata, come sono solitamente. Occhio, perché Marco... Guarda che le domande non sono mai complicate, lì esatto, le risposte. Perché mi ricordo, siamo andati insieme in una scuola media per la presentazione dei mondiali del 2010, e era un grandissimo comunicatore, devo dire, questa grandissima nota che tra l'altro con il pubblico più difficile che c'è, che sono i ragazzi giovani, perché è molto difficile catturare la loro attenzione, invece erano effettivamente rapiti e hanno fatto domande sullo sport molto, molto interessanti e così via. E quindi sicuramente il ricordo è stato che lascia. Poi siamo un po' sentimentali in questo periodo, abbiamo fatto tanti incontri sul Copra e così via, iniziamo già a dire quando avevamo la squadra, adesso non si sa, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, tutte queste cose qui. Quindi ci si è anche un attimo guardati indietro e devo dire che tante persone che hanno lasciato segno a Piacenza ci sono, e tra cui naturalmente... Quindi la domanda è difficile? Così lo mettiamo subito in crisi. Beh, la domanda è difficile, naturalmente mi collego, perché appunto dico, è stato lui un grande comunicatore, la situazione adesso, vabbè, io a Piacenza la stiamo vivendo in prima persona con grande apprensione, e devo dire che le iniziative con i ragazzi, tutte molto importanti, e siamo sempre riusciti a portare molti ragazzi a guardare la pallavolo e a coinvolgere tutti questi nuovi giovani atleti. Da comunicatore gli chiedo come facciamo a coinvolgere invece quelle che sono le aziende, farli capire, perché questo dibattito si è aperto molto forte a Piacenza. Aspetta, perché lui ha una società di consulenza aziendale con sua moglie, quindi perfetto, è anche quindi... pronto a risponderti sul lato aziendale. Assolutamente, perché si è aperto questo dibattito molto forte sul ritorno che può avere la pallavolo sul territorio. A Piacenza si sta parlando ormai da 3 settimane solo di questo, quindi volevo chiedergli anche quella che è la sua opinione. Vabbè, non è difficile come domanda, nel senso che purtroppo è il momento che è difficile per tutti, gli investimenti nello sport sono molto complicati da trovare. È vero anche che è meglio trovare società che ti dicono no, non ti sponsorizzo, piuttosto che società che ti promettono la sponsorizzazione. I club fatturano e gli sponsor non pagano, questo diventa devastante nel mercato, e purtroppo è una cosa che negli ultimi anni è successa più di una volta, trovando dirigenti e presidenti veramente in condizioni disastrose. E penso che la pallavolo a Piacenza parli da sola, per i numeri che fa il palazzetto, per le novità che ha saputo portare Molinaroli, che per definizione è un accentratore, io l'ho definito sempre un genio, no? E come tutti i geni difficilmente riesce a coinvolgere intorno a sé altre figure che riescono a trascinare. Nel momento in cui lui non è più in grado di far questo, si trova costretto a dover cedere lo scettro. Oggi purtroppo il momento non è dei migliori. Piacenza, che è una città molto industriale, paga probabilmente più di altre realtà questa situazione. E il fatto che il calcio sia in una certa condizione, la pallavolo maschile e femminile, nonostante i risultati degli ultimi anni, sia in questa situazione, la dice lunghissima. Io mi auguro che sia una di quelle situazioni che all'ultimo momento si rivela un... Intanto Piacenza femminile ha confermato ci sarà il via della prossima Serie 1, visto che l'ultima puntata avevamo annunciato che invece Piacenza avrebbe rinunciato a entrambi i titoli. Ecco, questa già è un'ottima notizia. Io mi auguro che anche con una squadra che non lotta per il vertice, Piacenza si riproponga anche al maschile.
perché sono certo che stringendo i denti per una o due stagioni, dopo le soddisfazioni anche economiche per quanto riguarda l'arrivo di nuovi sponsor ci potranno essere. Dopodiché penso che questo sia un problema a 360 gradi per la pallavolo italiana. Alcune realtà sono molto solide e altre nuove stanno inventandosi, come Padova, delle situazioni societarie molto particolari e nuove forme di business sportivo. Non so quale potrà essere il futuro, penso che il passato debba essere cancellato, cioè non si possa più vivere solo esclusivamente di sponsorizzazioni, e quindi le idee, che fortunatamente sono le uniche cose gratis che sono rimaste al mondo, debbono essere il viatico per poter cambiare, o meglio per poter far proseguire la pallavolo il percorso che ho intrapreso negli ultimi 30 anni. E quindi ben vengano tutte le idee che ci possono essere, se costano poco ancora meglio. E sono convinto che si potrà uscire da questo periodo difficile. Fortunatamente abbiamo una nazionale con un grande allenatore, non solo un bravo allenatore tecnico, ma un grande trascinatore, motivatore e personaggio pubblico, che sa trattare, lavorare con i media e sponsorizzare quello che è la bontà della pallavolo. È una squadra che tecnicamente ci potrà dare delle soddisfazioni, non so se arriveranno a vincere qualcosa di importante, ma sono sicuro che lotteranno per degli obiettivi molto ambiziosi, e questo non potrà essere che un viatico positivo per io lo chiamo il nostro sport, perché ci sono dentro, no, con tutte le scarpe e il cappello. Quindi sicuramente la nazionale ha sempre fatto da traino, e questo ha un po' fatto sedere la società. E nel momento in cui la nazionale ha tentennato, le società si sono trovate questo fardello a portare avanti, l'hanno portato avanti molto bene. Oggi purtroppo però la crisi generale fa pagare pegno a tutti, e queste due energie, cioè diciamola in macrosistema, la federazione e la Lega, per questi due grandi bottoni enormi dello sport, devono collaborare per far ricrescere, risalire e portare alto questo sport, che secondo me è meraviglioso, ma non solo per il tipo di gioco che è, ma per il seguito che ha. Proprio in maniera ramificata, come ho detto prima, cioè, la pallavolo è amata da tutti, cioè, tutti hanno giocato a pallavolo almeno una volta nella vita, e chi viene al palazzetto gioca o in Serie D, C1, terza divisione, amatori, non importa, o si trova anche una volta a settimana per andare a mangiare la pizza dopo. E penso che noi dobbiamo puntare proprio su quelle persone là, che sono la forza di questo sport. E poi forse non è neanche completamente così, perché non credo che questo effetto trascinamento si sia sentito ai massimi. È ancora da molto più potenziare. Adesso non dico che sia come il rugby, che praticamente il campionato non esiste, e invece la nazionale con sei nazioni eccetera spopola, mentre invece nella pallavolo c'è sempre uno squilibrio, molto meno chiaramente, però vediamo che tutte le partite della nazionale alla fine c'è l'invasione di campo, c'è tutta la festa di tutti quanti. Il campionato invece ha uno suo perché, ha dei grandi successi, l'invasione di campo, abbiamo avuto anche la Coppa Italia qui a Bologna. Però deve ancora assumere, io credo, una dimensione importante, prova ne sia che quando la nazionale ha vinto i tre campionati del mondo non è che c'è stato il boom della pallavolo giocata di campionato grazie alla nazionale, c'è stata una crescita, però un vero e proprio boom, secondo me siamo ancora un passo da averlo. Cioè, diciamo, gli anni d'oro del tennis con Panatta, sì, esatto, di Tomba, che tutti sciavano perché c'era Tomba, questo vuol dire che se stiamo sulla strada giusta, eccetera, e siamo meno lontani rispetto a quegli altri sport, come ho detto prima, ci sono anche altri sport che vanno per la maggiore, che Bologna, tipo il baseball, che non c'è neanche una nazionale, quindi noi siamo veramente il brodo grasso, c'è da dire, però possiamo fare ancora di più sfruttando i personaggi, perché si diceva prima che Neo è stato personaggio allora e può ancora diventarlo adesso, però quelli che abbiamo adesso sono dei signori personaggi, perché ho visto Zaitsev con questa cresta, ormai sta veramente dominando tutta la scena effettivamente, quindi ne abbiamo dei personaggi anche attuali che possono avere questo effetto, magari ce lo confermerà Fabrizio, sul campionato, potenziando ulteriormente, al di là di quello che già sta facendo. È un dibattito che prosegue ormai da anni, ne abbiamo parlato tante volte anche fuori dalle partite. È sempre capire l'uovo, la gallina. In effetti poi il campionato è andato avanti, non ha mai perso numeri, anche quando la nazionale, ed è successo per anni purtroppo, la nazionale per anni non ha vinto, per anni ha fatto risultati scarsi anche a livello europeo. Quindi ci sono stati questi anni di buco in cui in realtà il campionato non ha perso colpi. Quindi in realtà è sempre difficile capire chi fa cosa e dove sono i gangli esatti dove lavorare. Però è sicuro che stiamo remando comunque tutti dalla stessa parte, lo facciamo da anni, e credo che la continua innovazione
prova ne sono le tante cose che sono cambiate nel nostro campionato: le formule, l'innovazione tecnologica, la televisione, l'approccio con la televisione e l'estero, sono tutte riprove del lavoro che stiamo facendo. Poi è chiaro che a volte, come diceva Paolo, una cresta può fare breccia nel cuore di mille ragazzine, e noi speriamo che questa cresta che ci sta per lasciare per qualche tempo torni presto in Italia. Nel senso che appunto torna, va a giocare da un'altra parte. Sì, non sono io che faccio la cresta, no. È lui che ha. Ha una visione un po' particolare però il mio, anche a livello di società, nel senso che secondo lui sì, un giocatore deve cambiare, non può stare un ciclo troppo lungo in una società, così secondo lui, almeno mi sembra di ricordare da alcune tue dichiarazioni, anche i dirigenti dovrebbero rottamarsi, visto che va tanto di moda. No, rottamarsi no, io penso che in qualunque ambiente lavorativo più tempo stai, inevitabilmente le motivazioni scemano, ma non perché uno decida di lavorare meno, fare meno, essere meno impegnato, semplicemente perché si arriva in una società nuova, per me è tutto nuovo, i dirigenti sono nuovi, il presidente è nuovo, il pubblico è nuovo, i giornalisti sono nuovi, quindi la mia attenzione deve essere massima in tutto quello che faccio perché è tutto nuovo. Il secondo anno già inizio a conoscere a chi posso parlare, a chi posso dire la parola in più, a chi rivolgermi se mi serve, se mi si rompe la televisione a casa, quindi il fatto di cambiare non costantemente sempre, no? Perché la bandiera è bello essere una bandiera di una squadra, però il fatto del rinnovamento sicuramente dà modo di dare iniziative nuove, perché ti permette di confrontarti con altre realtà che sono vissute in giro. Dopo è chiaro che Papi, che è stato 12-13 anni a Treviso, è bellissimo, sono storie da raccontare, sono situazioni stupende, però Papi va via a Treviso, sembrava che fosse un giocatore morto, va a Piacenza, nuovi stimoli, boom, riesplode di nuovo, finale scudetto. Cioè, queste sono le cose che succedono nella testa e nel fisico delle persone che a 40 anni si trovano a fare un'altra semifinale scudetto, a vincere una Coppa Italia. Io la vedo così. Per quanto riguarda il discorso che hanno fatto loro, penso che stiamo dicendo tutti la stessa cosa, no? Perché si parla di creare un Zaitsev, cosa che tra l'altro io ho parlato direttamente con Ivan ancora 2 anni fa, dicendogli proprio questo, ho detto tu devi insistere, tu devi diventare un uomo immagine della pallavolo italiana, parla con tua gente, fatti mandare in televisione, perché io non posso vedere Sanremo. Bravo. Che viene il capitano della nazionale di rugby, mi sta benissimo, che tra l'altro parla argentino, e questo è un altro discorso, va a premiare, fare una premiazione, un'apparizione a Sanremo, mi sta benissimo, però voglio anche il capitano della nazionale italiana. Ma abbiamo avuto Mastrangelo ballando sotto le stelle. Esatto, no, che rappresenta il capitano della nazionale italiana del pallavolo, che rappresenta un numero di tesserati enorme, mi farebbe piacere vederlo, e questo non può farlo un giocatore. No, lo fa Mastrangelo perché ha smesso di giocare da del tempo, quindi anche le società devono capire che un po' del tempo di alcuni elementi della squadra devono essere dedicati alle pubbliche relazioni, perché necessita di questo se vogliamo avere visibilità, cioè altrimenti restiamo al nostro sito, alleni e basta. Bisogna avere contatto con il pubblico da una parte e con i giornalisti e i televisori, perché è inutile lamentarci che non abbiamo spazio quando non ci creiamo lo spazio all'interno dei media. Io lo vedo così. Dopo so che non è semplice, però finché non cominciamo non potremo mai capire se la strada da percorrere è quella giusta o meno. Un problema di modello sportivo, probabilmente, mi pare di capire questo. E penso che sia quello che dobbiamo auspicare, un modello che non sta in piedi come è stato in piedi fino adesso, bisogna modificarlo, bisogna cambiarlo, bisogna dargli contenuti diversi, questo penso che sia quello che voglia dire. E soprattutto partendo un po', guardo l'esperienza che ho io nell'ambito della pallavolo, che è quella locale, che è quella della provincia, che è quella dell'attività che si fa ai livelli più bassi perché sono quelli d'inizio, non più bassi perché sono livelli. Se riusciamo a riprodurre questi contenuti già nelle piccole società, secondo me le società crescono, e crescono con una maturità che li porta dopo a essere veramente sul palcoscenico di livello superiore, già attrezzati per poter fare fronte a questa necessità. Quindi c'è un modello di società di serie A che però deve crescere partendo dal basso e avendo questi contenuti che poi vanno riprodotti a livello più alto, insomma questo è importante. Io penso che il fattore Junior League, certo, sia un fattore determinante, cioè l'ultima, chiamiamola generazione che ha vinto, è figlia, chiamiamola Junior League, comunque di un settore giovanile, certo, importante, che costringeva le società a doversi guardare intorno e non aspettare a braccia aperte i giocatori che venivano di qua dall'estero, certo, a costo zero,
per poterli far giocare, quindi io, Papi, Giretto, Bobolenta, ce ne potremmo dire un'infinità fino agli anni, fino ai 75, io sono il 73, quindi fino al 76-77 sono continuati a uscire talenti. Dopodiché, quando è finito questo, è morto un po' tutto, ma è morto tutto anche l'entusiasmo nei giovani, nel senso che quando avevo 15 anni io, 16 anni io, il premio settimanale, se ti sei comportato bene all'allenamento, se sei arrivato puntuale, se non hai detto parolacce, se a scuola è andato bene, se non hai fatto sega, tutte queste cose qua, il premio era andare a fare l'allenamento con la Serie A, cioè era la cosa più bella in assoluto che potesse succedere, anche raccogliere i palloni. Oggi mi rendo conto che è la punizione, cioè se ti comporti male allora vai in Serie A, ma come? Cioè, e questo sono cambiati un po', no? Tutti i sistemi mentali delle persone, anche perché io quando andavo a fare la Junior League, andavo nell'albergo la mattina dove c'era la prima squadra che si allenava, mangiavamo subito prima della prima squadra, poi vedevi i grandissimi giocatori che facevano loro, insomma, il loro riposino, cioè era un vivere quello che viveva un professionista. Cioè spieghiamolo, perché la prima squadra viaggiava in contemporanea, c'era anche la squadra dei piccoli, dei giovani, che giocava la stessa partita, la stessa trasferta, lo stesso impegno casalingo, quindi ci si viveva insieme, ecco, questo è un momento conviviale, perché sennò magari adesso chi fa pallavolo adesso chi fa pallavolo adesso dice ma come, perché le squadre giovanili andavano a seguito della prima squadra, addirittura molti viaggiavano con lo stesso pullman anche se si doveva giocare prima, insomma era un modo comunque per vivere veramente la prima squadra. Avevi lì il tuo idolo e lo vedevi che potevi raggiungere quell'obiettivo. Esatto, e ha creato un movimento, anche questo, non dico che sia solo questo, però sicuramente ha creato un movimento che ha permesso alla nazionale di continuare a ottenere ottimi risultati, e quindi penso che siamo sulla strada giusta. Dopodiché innovazioni ce ne sono tantissime. Allora, intanto ovviamente sgrideranno dalla regia, ma proverei a mandare le immagini della Junior League, visto che ne abbiamo parlato, ieri si è conclusa, abbiamo detto, allora 23esima edizione. 23esima, sì, sono passate, ma forse se lo ricordo meglio. Ma... con Trento che ha vinto su, tanto per cambiare, Macerata. Sì, esatto, Trento vestiva la maglia Itas Assicurazioni per questo giro di giovanile, e qui vedete Serenelli, proprio a Massimo Serenelli, figlio scomparso di Luciano Serenelli, è dedicato il trofeo, e qui vedete la squadra dell'Itas che alza il trofeo, più in disparte i ragazzi della Cucine Lube Banca Marche Macerata, che sono arrivati comunque secondi, hanno conquistato una grande finale, devo dire partita equilibratissima nelle prime battute, Macerata è partita a mille, addirittura sorpreso i ragazzi dell'Itas, poi sono stati veramente molto più forti e molto più solidi i trentini rispetto ai marchigiani, hanno conquistato una gran finale, abbiamo visto un gran livello di gioco, questa è una delle cose che poi contano, è sempre difficile comparare, poi il discorso generazionale dello sport è una cosa assolutamente inutile, noi una volta eravamo più forti, noi eravamo più biondi o più mori, in realtà i livelli cambiano, questi giocatori sono probabilmente fisicamente più forti dei giocatori di molti anni fa, è cambiato molto il modo di giocare a pallavolo, però abbiamo visto grandi cose, l'MVP di questa partita è stato Giannelli, che era già un promettente schiacciatore, adesso è diventato un promettente palleggiatore. Ha dedicato la vittoria al libro anche di Jackie Sintini, sì. E c'è questa dedica molto particolare all'associazione di Jack. È stato molto bello, lui fra l'altro è uno di quei giocatori che credo vedremo molto presto su impianti più importanti e su partite che contano. Ce ne sono stati diversi di giocatori così, e quindi credo che sia una bella iniezione. È vero che anni fa la Junior League era partita con un'altra idea, però ripeto, poi i modelli cambiano, quindi forse oggi non sarebbe più possibile, anche dal punto di vista del budget, replicare quel tipo di modello, che era anche abbastanza costoso, era bellissimo, io lo ricordo con grande piacere perché seguivo queste partite prima delle partite di Serie A, però era un modello anche abbastanza costoso, forse improponibile oggi. Molto sta cambiando, e uno degli interrogativi appunto per il futuro, una delle domande che si fa anche alla Lega Pallavolo, è se seguire appunto un modello con il settore giovanile o se invece demandare il settore giovanile ad altre società e concentrarsi in un momento di crisi economica, concentrarsi unicamente sulla squadra con un modello completamente diverso mai utilizzato in Italia, che è il sistema delle franchigie. Che adesso appunto cercheremo poi di capire se si arriverà a questa Superlega. Paolo, per un palleggiatore come il mio, che diceva 18 anni a De Giorgi che ne aveva 30, tu sei vecchio, poi in realtà ha smesso a 40, ma poi perché ha voluto smettere, non perché l'hanno fatto smettere. Anche se tu continui a dire, mi ero sempre considerato vecchio perché avevo 18 anni ed ero praticamente in nazionale, perché più o meno quando hai debuttato ne avevi 20.
Beh, in nazionale aveva fatto 5 anni di primo, signore, quindi dopo sono andato direttamente. Poi dici, tutti mi consideravano sempre rotto, in parte poteva anche essere vero, ma mi ha aiutato comunque a conoscermi questa cosa. No, questo è verissimo, nel senso che la mia struttura fisica non esattamente propria di un atleta ha fatto sì che io imparassi a conoscermi per necessità, perché gli allenamenti erano tanti, le trasferte tantissime. E questo, sai, quando hai 20 anni poi non gestirti, dopo i 30 devi imparare a conoscere il tuo corpo, e il fatto che io sia stato costretto a conoscerlo dai 20 anni mi ha aiutato moltissimo. Infatti piano piano vedevo tutti i miei accusatori cadere, io invece pian pianino vado avanti. Il ruolo lo permetteva chiaramente, e quindi ho sviluppato più la parte cerebrale dei polsi rispetto a quella fisica, e mi è andata bene così. No, perché il presto gioca ancora. Ma che fisico che c'ha, vedi. Poi schiacciatore, solo che ormai salto la Gazzetta dello Sport, nel senso un po' più piatto. Penso ci ho fatto una carriera. Quindi non hai capito, lui è arrivato in nazionale. Sì, veramente, effettivamente. Non stavo pensando che anche... Però le mani metteva bene. Sì, bravo. Questa sì. Anche Pupo Dall'Oglio fin quanto ha giocato. 41? 42? Perché in effetti quando uno della classe ha le mani giuste e poi anche la testa giusta eccetera, l'età per un palleggiatore effettivamente è un problema un po', cioè non dico secondario, però abbastanza più addomesticabile effettivamente. Quindi. Marco ha vissuto anche un momento particolare, prima l'ha detto anche lui tra le righe ma non troppo, della sua esperienza a Verona. C'è stato un momento che lui per prima ha reso pubblico, quindi ne parliamo tranquillamente, perché Marco l'ha appunto comunicato e ha cercato anche da lì di usarlo come spunto per arrivare anche magari alle persone che in quel momento stavano vivendo un disagio, e perché fosse da aiuto per uscire. Tu non hai nascosto che hai avuto delle crisi di panico in campo, hai fatto fatica anche ad affrontare questa cosa, ma come sei un campione dentro il campo l'hai dimostrato anche nella vita, non solo in quel frangente, ma appunto cercando lì la forza per uscirne prima di tutto in prima persona. Beh, è stato un momento molto buio della mia vita, no? Riguardava solamente l'aspetto professionale. Da un giorno all'altro non potevo più entrare in un palazzetto perché ero completamente preso da queste crisi di panico, attacchi di ansia, piangevo, no? Io pensare a palleggiare seduto in bagno al buio mi metteva a piangere, cioè, mi viene da ridere a pensarlo, però purtroppo era così. Questa cosa mi ha costretto a fermarmi a riflettere e al momento pensavo di smettere, in realtà dopo è venuto fuori lo spirito comunque competitivo, ho deciso di affrontare il problema, dopodiché avrei smesso nel momento in cui potevo scegliere io e non costretto da quello che io chiamavo il mostro. E ho chiesto aiuto perché altrimenti non sarei riuscito a venirne fuori, insieme a una psicologa dello sport che non finirò mai di ringraziare, si chiama Daniela Cavelli, con cui avevo già collaborato insieme alla squadra di Trento, perché lavoravo con la squadra. La conoscevo molto bene, l'ho chiamata, tra l'altro l'ho sentita per salutarla in macchina adesso venendo qua, questo per inciso, giusto perché è una persona che sentivo prima per amicizia e sento ancora adesso per amicizia. E niente, ho affrontato questo problema, ci siamo dati un tempo di scadenza, non ho preso farmaci assolutamente. Male. Da farmacista. Da farmacista. È una battuta, un farmacista. No, quindi... sto scherzando, meglio così assolutamente. No, se gli psicofarmaci sono veramente... No, sono un aggravante effettivamente. Esatto, a volte sono un aggravante. Male grosso, sì. Della società di oggi. E ho, niente, grazie alla società, grazie ai compagni di squadra, all'allenatore, insomma c'è stato tutto un lavoro di squadra molto importante. Sono uscito da questo momento difficilissimo, meglio di prima devo dire, perché dopo ho affrontato tutto quello che mi è successo dopo, sia dal punto di vista professionale che personale, in maniera completamente diversa. E oggi devo dire che sono contento che mi sia successo, di averlo affrontato, e non dico di averlo superato perché non sono cose che si superano, no? Sono cose che posso saperlo accadere. Gestire. Esatto, so che adesso ho il mio zainetto sempre dietro con degli strumenti adatti per poter combattere tutto quello che mi viene incontro. Non sono né meglio né peggio di prima, sono più consapevole, sono diverso, ho degli strumenti in più, semplicemente questo. E oggi ho una mi rendo conto che già ero una persona empatica di mia, probabilmente questo mi è successo anche per quel motivo là, oggi lo sono ancora di più, cioè io quando mi rapporto con una persona riesco a capire veramente se nella sua vita ha avuto dei problemi del genere o meno. È chiaro che non mi succede sempre, però spesso capita di intuire nel modo di comportarsi, di essere anche delle domande stesse che mi fa, se mi posso permettere di interloquire in questo o meno. E è un male comunissimo, perché è veramente una malattia. Non viene considerata tale, ma ti assicuro che un giorno alla fine del percorso la psicologa mi ha dato un foglio A4 semplicissimo con una piramide inversa,
queste piramidi c'erano tutti gli step e ogni step corrispondeva a uno dei, al percorso che ho fatto io, adesso lì dei sintomi, al mio comportamento, al fatto di non fare le cose che mi davano fastidio. Dopo c'erano altri 3-4 step che io non avevo avuto e ho chiesto a lei se aveva scritto questo foglio in base alla mia esperienza. E ho detto, no, guarda, ha preso un libro di psicologia, l'ha aperto, questi sono i sintomi di attacchi di panico. Cioè, e sono uguali per tutti, tanto che dopo l'articolo che ho scritto sulla Gazzetta dello Sport ho avuto 400 messaggi di persone che in quello si sono riconosciute a pieno. Dopodiché per me era la pallavolo, per uno poteva essere guidare in macchina, un altro andare in bicicletta, un altro fare la spesa. Cioè, dopo la sintomatologia è personale, individuale, e ognuno se la ricava nel proprio ambito, chissà dovuto a cosa. E con la psicoterapia, appunto, un percorso che è durato mesi, e 3 mesi ne sono uscito molto molto bene e molto più consapevole. Sento di aggiungere una cosa sola rispetto a quanto ha detto Meo, che ovviamente è una cosa che ha sorpreso tutti, il fatto che lui la comunicasse. E ci è piaciuto moltissimo a tutti, è stata una grande presa di coscienza. Tra l'altro, ripeto, lui non è l'unico pallavolista che ha sofferto di queste cose, quindi magari altri preferiscono non parlarne. Io ero a bordo campo un giorno che il mostro è arrivato e devo dire, ho visto da giornalista, soprattutto centinaia di partite, ho visto gente che si rompeva il tendine d'Achille in campo, crociati che saltavano, infortuni anche seri, tutti che reagiscono perché sanno cosa fare, una reazione immediata. Quando arriva un mostro di questo tipo, in realtà il mondo dello sport era piuttosto disarmato, quindi è stato, credo, fortissimo il fatto che lui abbia trovato una persona che l'ha capito immediatamente ed è stata vicina, e fortissimo il fatto che lui abbia deciso di condividere, perché quella mossa lì ha probabilmente aiutato in maniera fortissima centinaia di altre persone. Come è stato nel caso di Buffon, nel caso di Pessotto, che l'ha portata agli estreme conseguenze, eccetera. Però cioè, quando un personaggio importante subisce un passaggio che poi alla fine diventa positivo, finale, eccetera, e ne fa parte, ne fa partecipe proprio i media, diciamo, emerge una realtà che effettivamente molti hanno paura a raccontare. Il suo pubblico che... Sì, lui fatto. Quindi è una cosa che viene ancora più positiva, come seminare un'educazione sanitaria in giro, in sostanza. Chiedo scusa, ma dobbiamo fermarci un attimo, spazio alla regia. Siamo nuovamente insieme, prima abbiamo parlato con Marco Meoni e i miei ospiti della Nazionale, che ha debuttato nella World League, un 3-1 in entrambe le partite giocate in Brasile, si replicherà contro il Brasile il 3 di luglio, vi ricordo la Casalecchio è il comitato organizzatore di Modena dei mondiali femminili che porta questa partita a Bologna, a Casalecchio, un appuntamento sicuramente molto importante anche perché Modena avrà 3 giocatori appena comprati dal DS Sartoretti e poi ci sarà Bruno per quanto riguarda il Brasile. Andiamo però a sentire il coach Mauro Berruto al termine di queste 2 partite vinte dall'Italia. Mauro Berruto, l'Italia tornerà nel suo paese con un bottino di 6 punti nelle prime 2 partite. La notizia probabilmente è che questi 6 punti sono stati conquistati in Brasile, che non è roba poi da tutti i giorni, no? Questa è la curiosità, le bellezze delle statistiche, no? Sono passati 11 anni perché l'Italia vincesse di nuovo una partita in Brasile e fra la prima e la seconda vittoria sono per 18 ore. 18 ore è molto poco, io sono all'11ª World League fatta e so benissimo che vincere e rivincere a distanza così ravvicinata è veramente un'impresa. Non è una roba che succede tutti i giorni, tantomeno chiaramente contro il Brasile a casa loro. Questa manifestazione serve proprio a questo, no? Ad allenarti, a essere contento di quello che hai fatto, ma poi a dover ritrovare qualità, energia, volontà, desiderio di rifare bene anche se hai fatto bene prima dopo pochissime ore. Ma ripeto, non è un numero casuale, sono passate davvero 18 ore dalla fine della partita. Questa è la cosa di cui veramente sono orgoglioso. Poi, come ieri, abbiamo giocato in alcuni momenti molto bene,
primo set come quello di ieri è stato davvero esaltante dal punto di vista della qualità. Quando c'è stato da combattere abbiamo combattuto, abbiamo vinto un terzo set credo facendo 27 o 28 punti, perché ci sono state un po' di situazioni interpretate forse in maniera particolare, quindi in quel momento bisognava essere bravi a stare con la testa su quello che stavo facendo, l'abbiamo fatto, siamo veramente molto contenti e adesso naturalmente continuiamo verso il nostro obiettivo, che è quello di portare questa squadra al primo obiettivo stagionale, quindi la metà di luglio a Firenze nelle migliori condizioni possibili. Complimenti, grazie. L'analisi di queste due partite l'ha fatta anche Travis, andiamo quindi a sentire anche lui. Con te invece facciamo un bilancio complessivo di queste due gare, cioè vincere due partite in Brasile non è roba da tutti i giorni, però l'Italia ha dimostrato veramente di avere grinta e carattere. Non è roba di tutti i giorni, ma è roba di questi giorni, quindi ovviamente siamo assolutamente soddisfatti di questo weekend molto positivo, e sia a livello di risultati che secondo me anche a livello di gioco, di squadra, di energia e di connessione tra i vari singoli che non si vedevano da tanto tempo, e forse abbiamo anche un po' stupito, forse anche ci siamo stupiti noi stessi, ma ci siamo resi conto che siamo abbastanza maturi da poter stare lontani molti mesi e ritrovarci e riprendere il ritmo che avevamo lasciato. Questo credo che sia un segnale sicuramente di forza ma anche di grande maturità. Spesso con te abbiamo affrontato l'argomento che questo gruppo probabilmente vale di più di quello che gli altri pensano, oppure della percezione che c'è, no? Ma io credo che l'Italia negli ultimi 3-4 anni abbia sicuramente riguadagnato il rispetto delle altre squadre, di chi ci guarda da casa, anche del nostro pubblico. Quindi adesso non è più il discorso del ci manca quel gap, andiamo a prendercelo, andiamo a riconquistare chi ci sta davanti, no? Adesso secondo me il gap, senza presunzione, con tanta umiltà, il gap l'abbiamo colmato, credo, e abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari contro le squadre più forti del mondo. Lo abbiamo dimostrato anche oggi e ieri, quindi sempre con tanta umiltà, credo che è giusto che ci guardiamo negli occhi, con il tanto affetto che speriamo e siamo sicuri di trovare in Italia, di continuare verso questa strada, perché è una strada che secondo me ci siamo sudati, ci siamo meritati, ci stiamo vivendo nella maniera più giusta possibile. Da regista di questa squadra, la cosa che ti è piaciuta di più? Da regista di questa squadra, ma il sorriso in campo. Io credo che, soprattutto personalmente parlando, sono una persona che sorrido molto, però quest'anno ho imparato a sorridere ancora di più, perché l'esperienza che ho fatto all'estero anche quando le cose vanno meno bene, sicuramente anche quando le cose vanno bene. Credo che questa squadra abbia subito molto, è una dote che ha, però non è mai abbastanza, come ho detto. Quindi questa è la cosa che a me è più piaciuta, mi sono divertito molto. Certo, sarei poco da non dirti il risultato, però quello c'è stato ed è una conquista bellissima, ma il modo... Ciao Filippo, scusate. Il modo in cui siamo stati in campo è stato gioioso. Complimenti. Grazie, ciao. Siamo nuovamente in studio, Marco Setico, prima partita del Trofeo delle Regioni? No. Torniamo indietro. Risale, ha detto. Sì, ma che cosa è accaduto? Si il pallone in pezzo e scappa. Esatto, quella striscia. Come cosa è accaduto? Non hai fermato la palla quando l'ha... Ah, sì, è una delle partite. Che ha fatto? Una storia lunga. No, praticamente arriva... giocavamo molto bene col Veneto, veramente è una bella pallavolo. E evidentemente là ero già il capitano, no? Comunque ero già vecchio in quel senso là, già ero già considerato una persona su cui puntare, no? Al di là del fatto che potessi diventare un giocatore. E si facevano degli schemi al tempo, sai, l'incrocio avanti, l'incrocio dietro, l'attesa. E quel giorno là tutti quanti mi chiamano mille schemi, no? Non so cosa sia. A un certo punto sento l'arbitro fischiare. Mi giro, cosa c'è? Avevo la palla in mano, perché per aspettare che mi chiamassero tutti gli schemi, che avevo deciso, ho preso la palla, ho buttato giù, fa avanti la prossima. Il personaggio davvero. Cioè, si può anche sbagliare, ma poi si diventa dei grandi campioni. Ma questo perché, come dicevamo prima, i pallavolisti pensano, e poi pensare troppo è un problema. Marco, domande da Piacenza? Vabbè, ero abbastanza rapito da tutti i racconti di Meo, perché...
veramente molto interessante. Volevo solo ringraziare una cosa che diceva prima sulla grande esperienza che possono portare gli sportivi, perché gli sportivi per le loro doti sia fisiche che di determinazione sono spesso visti come dei super uomini. Poi quando invece loro per primi ammettono di avere un problema, la gente naturalmente si riconosce in loro. Io ho avuto la fortuna di sentire un paio di volte qui a Piacenza proprio Alex Zanardi, che porta la sua esperienza e veramente ti fa... Io mi sono sentito veramente che i miei problemi non esistono più, cioè dopo averlo ascoltato, perché effettivamente ha una carica e ha una voglia di vivere che è una cosa veramente impressionante. È stato molto bello perché c'erano tanti ragazzi ad ascoltarlo e anche qualche ragazzo con qualche problema, ed è uscito veramente, veramente, non camminava rinfrancato. Più, fluttuava, perché è stato qualcosa di eccezionale. Quindi secondo me da questo punto di vista veramente gli sportivi sanno dare una marcia in più, perché ribadisco, sono visti un po' come le persone perfette, e invece ti senti molto più vicino quando succedono queste cose qua. Abbiamo parlato insieme prima a Fabrizio di quello che sarà il futuro della pallavolo. Ci sono intanto dei primi termini, nel senso che entro metà giugno più o meno, giorno più giorno meno, si capirà chi saranno le squadre iscritte. Intanto è ufficiale, Vibo Valencia ha lasciato, una sofferta decisione arrivata già lo scorso anno, sembrava che la squadra abbandonasse, poi ci sono stati dei tentativi e siamo riusciti ad avere ancora Tonno Callipo presente. Quest'anno è ufficiale, il titolo va a Milano, ci sarà il derby con Monza che invece ha vinto il titolo della 2. Adesso però è tutto da costruire il resto. Cuneo non si sa bene se alla fine andrà a Torino, Piacenza, forse Bologna, così coinvolgiamo anche il presidente, chissà. Champions League a Bologna e campionato invece a Piacenza. Ma in questo momento le compagnie telefoniche sono praticamente felici perché stanno fatturando a mille, perché tutti chiamano tutti. In realtà, come dicevi tu giustamente, finché poi siamo stati abituati in passato, finché non ci sono le carte sul tavolo della commissione ammissione campionati, tutto è da scrivere. Fino a quel giorno può succedere veramente di tutto. A questo punto è vero comunque che c'è stato un accordo fra l'Ite di Milano e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia. Ci rimarrà comunque un po' di tonno in giro nella Serie A, perché sulla maglia del Libero rimarrà una scritta che è diventata storica negli ultimi anni per la pallavolo, e fa molto piacere perché Pippo Callipo è un grande imprenditore, una persona per bene che ha combattuto battaglie non solo importanti nella pallavolo ma anche in altri settori. Però c'è una nuova Milano arrembante, quindi vedremo appunto quando ci sarà la soglia delle ammissioni ai campionati che cosa arriverà veramente sul tavolo, perché su tutte le altre piazze che hai citato ancora molto si sta facendo e ancora tutto c'è da ancora disegnare. La possibilità che la Superlega nasca per questo campionato o a questo punto si guarda più? È probabile che si lancino tracce importanti per la Superlega in questo campionato, che ci siano già i segnali per quello che verrà, e questo è molto probabile. Quasi sicuro che ci saranno già meccanismi che permetteranno alle società di avere più lungo respiro, perché appunto uno dei temi principali della Superlega, lo riassumo in breve, è poter dare all'imprenditore che è interessato a investire nella pallavolo tempi lunghi, esattamente come all'imprenditoria, quindi non rischiare con una stagione sfortunata o l'infortunio di un giocatore chiave che tutto si vanifichi per il risultato sportivo, che è determinante, importantissimo, è un valore dello sport primario importantissimo, però in questo momento anche dell'economia, in questo momento in cui anche la struttura sociale italiana sta cambiando così in fretta, è necessario dare all'imprenditore grande respiro. Quindi si chiede molto all'imprenditore, perché si chiede di superare una serie di prove importanti sia nel settore del pubblico, del palazzetto, sia sul piano degli investimenti, ma gli si dà anche qualcosa, gli si dà una garanzia pluriennale, che è quello che imprenditore, come quelli che abbiamo citato poco fa, di cui hanno bisogno. Peraltro Marco, proprio in un'intervista qualche anno fa, quindi in tempi non sospetti, avevi detto che sì, il blocco delle retrocessioni poteva servire, ma forse era più un palliativo che non aiutando la società e l'imprenditore ad avere un progetto a medio-lungo termine che gli assicurasse una permanenza in Serie A, quindi la poter programmare anche con gli sponsor, quello che dicevamo prima, nei confronti del pubblico, di quello che era il territorio. Dove hai letto tutto questo? Io sono, lo sai che io preparo. L'ha detto. Io preparo. L'hai detto? Sì. Allora va, vedi. No, è vero, sai che mi piace prepararmi quando vengo in onda. Al di là dell'amicizia, quindi ci conosciamo molto bene, c'è ovviamente delle conoscenze anche di racconti più personali, però insomma poi vado a prepararmi. No, infatti sono cose che ho detto, e purtroppo delle volte si devono fare delle scelte contingenti e abbastanza frettolose.
Ritenevo quello delle non retrocessioni fosse una scelta giusta da un certo punto di vista, probabilmente che avrebbe potuto dare dei problemi a lungo termine. Il fatto della Superlega, io adesso non conosco benissimo i termini perché non ho letto tutte le ipotesi di regolamento, potrebbe essere una situazione molto molto interessante. È chiaro che, come loro ben sanno, la Lega, dopo i cavilli sono legati a mille situazioni e la coperta purtroppo è corta, quindi dove la tiri, da una parte copri, da una parte scopri. Stati a capire cos'è meglio coprire rispetto ad altri. E penso che comunque, come ho detto prima, quello che abbiamo fatto fino adesso è andato bene, però non basta più, bisogna cambiare. E il cambiamento, come sempre, ti porta a scoprire nuovi mondi e non sempre questi mondi sono come si vorrebbero, no? Perché spesso si realizzano i sogni, ma non si realizzano mai come uno se li immaginava prima, perché ti porti dietro sempre dei morti. E i periodi di transizione sono molto molto difficili per tutti. Andiamo a aprire anche però una pagina su quello che è il futuro della nostra pallavolo. Abbiamo fatto già prima con le formazioni Under 19 delle nostre squadre che hanno giocato per questa Junior League. In realtà poi ci sono tutti i campionati regionali che stanno concludendosi, così come ci sono già delle finali nazionali che stanno vedendo in campo i nostri piccoli, quelli che poi appunto diventeranno i campioni fra qualche anno. Partendo, vai tu con quello che è successo a Zola, così intanto parliamo del passato, poi apriamo la pagina sul futuro. Sì, Zola, la settimana prima tu parli dell'Under 14, l'Under 14 femminile, la nostra, no, la femminile nostra va alle finali nazionali. Però Zola ha studiato maschile e femminile, campionati regionali. Esatto, ma io dico della nostra che va alle finali nazionali con l'Under 14. Ieri l'Under 17 ha giocato a San Lazzaro contro l'Anderlini e ora farà l'ultimo girone per poter accedere alle finali nazionali, incontrando le due squadre Modena, Casa Modena, Anderlini e la squadra di Ferrara, per giocarsi un posto per andare ai campionati nazionali. Quindi il movimento su Bologna è ancora vivo, diciamo, dal punto di vista dell'attività giovanile, non dimenticandoci che ieri ci sono state finali l'Under 13 che non sono state fortunate per la nostra rappresentativa femminile, e poi nel maschile c'è ancora l'Under 15, invece era stata sconfitta al mattino sempre l'altra squadra del Gran Volle. Insomma, sono tutti impegnati nelle fasi che porteranno poi alle finali nazionali. Contiamo di essere ancora lì rappresentati almeno con una delle squadre maschile o femminile, insomma una è già certa, l'altra speriamo, perché nel 17 secondo me è una squadra che nel maschile può arrivare alle finali nazionali. Quindi ci si sposta anche a San Lazzaro. Quindi è come una mappa del tesoro, perché raccontare quello che succede nelle giovanili adesso, io che sono statistico, che tengo di tutti i campionati, le classifiche, i risultati, i tifosi, di tutto, vedo che impazzisco per seguire questa roba qua, perché effettivamente è il clou della nostra attività dopo aver fatto una splendida Serie D. Una citazione anche alla Serie C, sempre parlando di Zola, perché la sua Isinella ha giocato una grandissima partita vincendo 3-0 e quindi classificandosi per la fase successiva dei playoff, tra l'altro un Pinali super, un giocatore veramente che con qualche centimetro in più ricorda assolutamente Papi, quindi complimenti a questo ragazzo, a Mezzo Pellizzone e Leo Paladino che lo stanno allenando egregiamente e a tutta questa squadra della sua. Ciò detto, per tornare alle nostre giovanili, per non perdersi ce n'erano tre che giocavano, l'Under 13 maschile di Danilo Grassilli che stava, di cui parlava prima Rosario, al femminile ma si era scordato appunto del fatto della Zinella, che vincendo con Mirandola si è classificata per le finali regionali, e quindi questa è la prima che va alle finali regionali, l'Under 13. Ora, siccome sono quelli che hanno 13 anni, è un buon inizio che appena nati cominciano già ad andare a fare finali regionali e fa molto piacere. Poi l'Under 15 invece ha perso con Modena, quindi non fa le finali regionali, si limita a quelle interregionali, che non è poco, e poi siamo arrivati dulcis in fundo, quello che diceva prima Rosario, alla finale Under 17 che è organizzata il 1 giugno, misto qui tra il Copernico e la Kennedy, da Maurizio Notte e Romano Maurizio, che sono due validissimi dirigenti che stanno organizzando il tutto, per vedere alle 10:30 Zinella che gioca contro Ferrara, quindi c'è anche un ricordo antico di quando abbiamo fatto 4-5 anni a Ferrara con la 1 da Zinella 2000, quindi c'è anche un po' un'emozione, chissà che c'è anche i tifosi di Ferrara.
mentre giocano alle 10:30 al Copernico un derbissimo, la casa Modena contro Andrelini Modena, per cui vincerà sicuramente Modena, questo è poco ma sicuro. La finalissima, speriamo di esserci, è alle 16:30 alla Kennedy, che non è la nostra sede, che rimane il Copernico, ma è la nostra tana, perché la Zinella è partita da lì. E quindi, visto che abbiamo fatto un percorso fino adesso netto, e perché arriverà questo, speriamo finale, abbiamo già fatto 3 gironi addirittura, tutti imbattuti, di Under 17, avevano giocato credo 40 partite, più le 20 che hanno giocato in Serie D, questi ragazzi sono dei Superman, quindi speriamo che questo 1 giugno si concluda bene, come si è conclusa bene fino adesso la settimana, perché ricordo, come abbiamo detto l'altra puntata, che c'è stato un trofeo primavera bellissimo, con quasi 1000 bambini al Palasavena, edizione numero 23, come quella della Junior League, quindi anche la Zinella continua a distinguersi insieme col San Lazzaro, c'era un fiorire di bambini, è stato veramente un colpo al cuore vedere come sia bella e giocata da tuttissimi, come diceva Mioni prima, veramente, non c'è nessuno che non giochi a pallavolo dai. Ma dai, tu hai tre figli, giocano qualcuno? Mia figlia. Dai tre fino ai 60 quindi anni. Quindi quella che è entrata in campo mentre giocavi contro Treviso, alla fine ha deciso che... Esatto, era il suo sport. No, e poi per finire la panoramica è nato anche il jazz, che non è la musica jazz, ma una cosa che non abbiamo mai avuto neanche in Serie A, cioè il gruppo Eventi Zinella, cioè i genitori dell'Under 14, si sono messi insieme e organizzano delle cose strepitose e hanno fatto una gran festa sociale all'Arci, che c'erano 150 persone condite con tanto di presidente provinciale che ha fatto il suo discorso, con lotterie eccetera, quindi la Zinella come grande famiglia si muove, ottiene risultati giovanili da tutte le parti. Speriamo questa ricerca di imprenditore cui cenava prima, di quelli un po' omeopatici, lungimiranti, cioè se ne trovi uno straccio anche a Bologna, dove uno visto che il calcio è andato dove è andato, il basket sta andando dove sta andando, la Zinellina sarebbe ancora qua, hai visto mai che un imprenditore lungimirante lo trovasse anche qui? Insomma. Marco, magari portando qui appunto la Champions della Copra, che però intanto il 5 di giugno sarai tu a festeggiare tutti i tesserati di Piacenza. Sì, esattamente. Ecco, wow, cambiamo, lasciamo stare il discorso seriano, a parte gli scherzi, sarà appunto un discorso che bisognerà definire bene. Il 5 giugno sarà una grande festa in compenso, perché bisogna anche festeggiare i risultati che si sono raggiunti, quindi ci sarà presente naturalmente, a partire dallo scudetto delle ragazze femminile della 1, lo scudetto della Coppa Italia della 1 femminile, la Coppa Italia della 1 maschile, e a scendere tutto quanto, ci stiamo ancora giocando una promozione in A2 femminile con la Becker di Piacenza, c'è stata una promozione in B1 maschile della società di Monticelli, e a scendere tutto il resto, quindi insomma di promozioni ne abbiamo avute. Marco, ma non è che ti serve un testimonial per il 5? Abbiamo il capitano? Beh, allora, tutti, è una festa della pallavolo, io la definisco la festa della pallavolo, quindi è aperta naturalmente a tutti. Ho qui la locandina, mi faccio un po' da parte. Eccolo. Qua. E naturalmente si chiama la notte della pallavolo, è sempre stata una grande festa perché ci sono tutti i nostri tesserati, facciamo tutte le premiazioni, ma soprattutto tutti i ragazzi vengono perché poi si balla e la festa si fa in una discoteca, quindi naturalmente io qualche anno fa mi cimentavo, ora no, a parte gli scherzi non mi sono mai cimentato, e quindi sicuramente è un momento molto divertente, più che altro perché abbiamo voluto cambiare il senso delle premiazioni, perché un tempo si facevano in palestra, i ragazzi non si divertivano, visto che quelli che conquistano i titoli sono i ragazzi, è giusto che si divertano loro, e abbiamo pensato appunto di fare una discoteca, e quest'anno abbiamo anche una presentatrice d'eccezione, quindi ecco. Grandissimo valore. Abbiamo già capito chi è, bionda? È in questo studio? Marco, non parliamo del testimone, che è meglio, si avvicina anche il torneo, perché appunto non è un errore, è Meo che ha organizzato il torneo. Sei la... Quinta edizione, questo è appunto una delle iniziative che faccio per non promuovere, però per coinvolgere le persone, gli amanti di questo sport, e che non è detto lo praticano durante l'inverno, perché cioè, sono miei amici che giocano a football americano, uno è un architetto, un geometra, uno fa calcio, però si divertono e partecipano a questa manifestazione, che è un 4x4 misto di green volley sull'erba, è 2 giorni di divertimento, chi vuole viene giù in tenda, poi siamo vicini al mare, quindi possono campeggiare perché a Porto San Giorgio, ricordiamo, Porto Recanati. Ah, Porto Recanati, scusami, sì, Porto. Non ti preoccupare. E quindi è una grande festa sostanzialmente. Mio fratello, che ha fatto lo speaker per tanti anni a Padova, a pallavolo, viene giù, mette musica tutto il giorno, insomma ci si diverte. È diciamo che la pallavolo è il comune denominatore fra tutti quanti.
Porto Recanati, poi ci sono i due locali del Meo, perché appunto abbiamo detto un giocatore sì sul campo, ma poi anche un imprenditore fuori dal campo. Abbiamo sentito quanto ha diversificato le sue attività, quindi tu però il contatto con la gente in qualche maniera l'hai tenuto. Beh, quello farei veramente fatica a stare senza. Anzi, devo dire che se c'è qualcosa che mi manca dello sport è proprio lo stare in mezzo al campo e giocare per il pubblico, no? Non per me stesso, che è una cosa che nell'arco del tempo della mia carriera ho cercato di capire, se quando ti fermi e ti fai delle domande. Una di queste è stata: per chi gioco? A 20 anni giochi per te stesso, per le tue ambizioni, per i tuoi obiettivi. Dopo i 30 inizi a capire che forse non stai in campo solo per te stesso, ma per dare piacere. Cioè, io provo piacere a dare piacere alle persone, quindi stare in campo era la manifestazione più bella che ci potesse essere, e per questo gli ultimi anni ho giocato proprio col sorriso, perché penso che sia la cosa più importante quando sei in campo. Chiaro, il risultato incide moltissimo sull'umore di una persona, però, come diceva il buon Radamés Lattare, sorridi, che era un allenatore brasiliano che ho avuto a Trento, molto quindi, emotivo. Quindi domande per il Meo? Quando eri under 13 in realtà, quanti anni avevi tu che sei già vecchio? Non sono mai stato under 13, no. Io non ho fatto tutta la trafila delle giovanili, del mini volley, ho cominciato abbastanza tardi. E penso che se la pallavolo ha meno, avendo anche dei figli, uno di 12 anni e una bambina di 11, penso che se il maschile riscontra pochi numeri a livello proprio di mini volley, c'è un motivo anche tecnico, nel senso che il bambino non prova la stessa soddisfazione che ha nel calcio, perché la pallavolo purtroppo e per fortuna è uno sport con una componente tecnica altissima, e le ragazze, le donne, la femmina, dal punto di vista motorio matura molto prima, e quindi il palleggio, il bagger risulta più semplice in prima e seconda moglie di un maschio, che invece si trova più agevole calciare un pallone con un piede. Quindi penso che la soddisfazione per un ragazzo sia schiacciare, e quindi prima dei 14 anni o c'è veramente l'appassionato, chi ha una famiglia di pallavolisti o comunque va a vedere le partite e possa giocare, ma il fatto di partecipare anche con le donne per un bambino è frenante, penalizzante. E quindi mio figlio adesso vorrebbe iniziare ad andare a giocare a pallavolo, che ha 13 anni, già a 13 anni penso sia l'età giusta per poter cominciare per un maschio. Questo è il mio punto di vista strettamente personale. Mentre mia figlia ha già 2 anni che lo fa, però se la bambina... Il piccolo anche a pallavolo, è piccolo proprio. Il piccolo ha 5 anni, si fa basket, ma è più che un'attività motoria. Più che altro che abbiamo la palestra a 20 metri a casa, risulta più semplice portarlo, comodità. Però le bambine, io ho visto all'inizio, sai, è palla rilanciata, un maschio fa palla rilanciata, te la tiri in faccia la terza, diventa molto complicato gestirli anche dal punto di vista dell'allenatore e dell'istruttore. Marco, visto che hai detto mi prendo un anno sabbatico, poi deciderò se restare nella pallavolo, magari con un altro ruolo, ovviamente non da giocatore. L'anno è passato. Non tecnicamente. Va bene. Andiamo bene. Il primo luglio scaderà. Dal primo luglio c'è la stagione. No, non dipende neanche solo da lui. No, vabbè, però io ti piace. Allora, però, hai il tesserino da allenatore? No. Cioè sì, sì, vabbè, ma come giocatore della nazionale. No, vabbè, comunque escludilo. Va bene, quindi come dirigente. Non è il suo ruolo. Non si sa. Vabbè. Andiamo invece a vedere delle immagini di un giocatore che è nel cuore di tutti noi, è Jack Sentini. Abbiamo raccontato durante tutto questo anno quello che è stata anche la promozione del suo libro, raccontato in maniera molto forte per chi magari l'ha letto, chi invece a leggerlo, quella che è la sua storia, questa storia che l'ha portato a combattere e vincere il cancro, una malattia che però ha sicuramente cambiato l'uomo prima ancora che il giocatore. Poi l'abbiamo ammirato diventare anche campione d'Italia a pochi mesi da rientro in campo. Questo è Jack Sentini con la nazionale di calcio. Insieme ad Alessandro Antinelli sono stati a Coverciano la settimana scorsa, ha avuto modo di raccontare agli uomini di Prandelli in partenza per il Brasile quello che è la sua storia, quello che è lui come uomo. Tu conosci molto bene Jack, tutti noi lo conosciamo, questo è il libro appunto Forza e Coraggio, veramente molto molto forte. Jack ha fatto vedere la persona che io avevo modo di conoscerlo prima, chiaramente del grande problema che ho dovuto affrontare, ma devo dire che è stata una dimostrazione reale di quanto la forza di un uomo possa influire sulla forza di molte altre persone. E il libro che ho letto, che ha scritto, ne è la testimonianza vera. E penso che sia un bel saggio per tutti, anche per chi non ha nessun tipo di problema, quello sicuramente.
Poi quello che dicevamo di prima, no? Che quando uno ha un problema, un personaggio famoso e lo diffonde, ne fa partecipe, eccetera, in questo caso di Stuart proprio viene estremizzato alla massima diffusione, credo che sia una cosa che veramente possa aiutare tantissimo. E qui tra l'altro viene a arrivare proprio alla nazionale di calcio italiana che va per il Brasile, quindi c'è anche quel pizzico di notorietà all'interno di una realtà importante che continua a non bastare per la pallavolo. Anche che è molto importante in questi casi avere anche persone che riescono, perché è il problema che abbiamo sempre spesso avuto nella pallavolo, persone che riescono a veicolare messaggi. In questo caso l'hai citato, Alessandro Antinelli è stato protagonista poi di questo connubio pallavolo calcio, un grande professionista in prima linea con la nazionale di calcio che porta gli amici pallavolisti là dove non sempre riusciamo ad entrare. Quindi un applauso anche a lui, perché poi è grazie a queste persone che si riesce a fare veicolare messaggi in maniera così importante, così come era stato, penso, per Meoni un'amicizia di antica data con Gianluca Pasini per capire qual era il modo migliore per entrare sul Eurotrasporto. Personaggi come Volpi, come Dallari, ce ne sono stati tanti che ci hanno aiutato nella comunicazione a far uscire il messaggio pallavolistico, il verbo pallavolistico. Anche adesso, questo di adesso secondo me è una cosa bellissima, sia Antinelli che Colantoni, mi pare che lavorino moltissimo. Sì. Colantoni ha seguito, era la scorsa settimana, io ero a vedere il sitting, lui era venuto con una troupe a riprendere. Sì, molto attento altre, infatti Colantoni anche per la parte. Mi pare che questo dia molto al movimento in generale, alla pallavolo che ha queste sue sfaccettature tra beach volley, la pallavolo indoor, il sitting volley, penso che difficilmente si trovino federazioni che hanno questa ramificazione così profonda. I risultati, però l'abbiamo detto nell'intervista prima di Beruta, di Travis, che era un po' confuso, eccetera, che era dal 92, mi sembra, che noi dicevamo 3-1 in Brasile, cioè è passato un po' sotto silenzio. Diciamo, no, beh, lo diceva Mauro nell'intervista. No. Meoni, che in effetti l'ha detto, l'ha detto Mauro nell'intervista. È importante che non vengano a vincere loro qua, secondo me. No. Allora, intanto iniziamo a dire prevendite aperte per il 3 di giugno. Vi ricordo che la prossima settimana, dal 4 all'8 di giugno, a Modena ci saranno i finali nazionali Under 16 femminili, quindi comunque la nostra regione già proiettata verso i mondiali. Domani verranno svelati quelli che sarà il calendario della prima fase dei mondiali femminili, ci sarà anche Modena, vi vado rapidamente a ricordare, si giocherà a Roma, Bari, Modena, Trieste, Verona e Milano. Domani appunto la decisione su quello che saranno le sedi, gli orari di gioco, ma soprattutto quello che sarà il calendario. C'è anche il Porto Rico, quindi è la 23esima formazione già ufficialmente che farà parte del campionato del mondo, si gioca in Italia dal 23 di settembre al 12 di ottobre. Giro finale con il Meo, intanto partendo per ringraziare della sua presenza. Beh, grazie a voi. Allora, noi abbiamo dato la data del torneo. 26-27 luglio, www.torneo.it. Sai che però temo che sia in contemporanea al Bovo Day? Non lo so, di solito ci incastriamo. Siete riusciti a parlare in maniera corretta, sì, loro lo fanno il primo weekend di agosto. Ma credo ci sia stato un po' di problemi, vabbè, sentitevi con Federica perché no. Non vorrei che fosse stata, loro hanno anticipato la data, hanno avuto dei problemi. Allora non so nulla, speriamo di no. Perché infatti, appunto, so che tu ci tieni ad essere anche al Bovo Day in spiaggia. Rosario, i prossimi appuntamenti, noi non saremo in onda lunedì prossimo, a parte che è festa, ma ci faremo un avvicinamento alla tappa della World League, poi ovviamente continueremo anche a seguire quello che saranno le decisioni della Lega e soprattutto questo discorso anche del mercato, quando e come ci saranno le presentazioni dei calendari e quant'altro. I tuoi appuntamenti? Siamo addirittura d'arrivo, finiti i campionati di serie, i campionati di categoria. Adesso ci sono gli ultimi tornei che servono a fare giocare un po' tutti quei giovani atleti che durante l'anno non hanno trovato spazio con le squadre maggiori e poi le finali che abbiamo detto prima delle squadre dei campionati di categoria. Quindi ci aspettiamo di qua all'8 giugno di chiudere l'attività, perché con la data dell'8 giugno si conclude praticamente l'attività a livello provinciale con tutti i tornei. Poi c'è il trofeo delle regioni. Certo, dopo quello è un impegno a livello regionale con i migliori giocatori della regione. Fabrizio? Io aggiungo i nostri appuntamenti misteriosi che nessuno sa, che noi saremo in prima linea anche durante la World League. Stiamo partendo per la Serbia nelle due tappe che si giocheranno a Niš con il Videocheck, che è il protagonista della World League. In Italia verrà usata questa tecnologia per le partite della squadra italiana. L'Iran ha acquistato uno dei macchinari Videocheck per le sue tappe in Iran e gli Stati Uniti ne riceveranno uno a breve per le tappe negli Stati Uniti. Quindi credo sia una cosa importante, noi ci vantiamo sempre, credo giustamente, del nostro Made in Italy. Dopo le partite televisive in più di 65 paesi abbiamo esportato anche la tecnologia.
Paolo, domenica? Sì, lo ribadiamo, quindi il 1 giugno tutti alla Kennedy, alla mattina per le semifinali e speriamo al pomeriggio per la finale di questa Under 17 che se lo meriterebbe perché già 2 volte di fila che ha fatto le finali nazionali. Se seguiamo il proverbio siamo a posto. E poi per par condicio come ONE ricordava anche il mio trofeo che è il Brock Volley che viene organizzato il Ferragosto a Riccione, ma ne parleremo nelle prossime puntate. Sei invitato anche al Brock Volley? Però bisogna essere scarsi, come dice il nome stesso del torneo, lui mi sa che non è scarso. Marco, i tuoi invece oltre al 5 di giugno di appuntamenti? Sì, noi abbiamo concluso tutti i campionati, proprio gli ultimi in questi ultimi giorni, abbiamo ancora 2 tappe di mini volley, nel weekend appena passato abbiamo avuto in totale, su 2 tappe abbiamo avuto in totale quasi 500 bambini, adesso si avvicina la data finale, la festa finale mini volley che sarà l'8 giugno in uno splendido parco nella provincia di Piacenza. E poi un po' di riposo pensando un po' anche a beach volley perché comunque sia stiamo cercando di organizzare qualcosina anche su quel fronte ma non siamo ancora riusciti a definire bene tutte le cose. Allora, per chi volesse invece vedere Marco all'opera a fare gelati o a servire il vino, gelateria Giorgio e l'enoteca, non so come la si chiama. La Porta Grande. Quindi già attività in pieno fermento in vista dell'estate, quindi tu sei spesso giù, ti si può incontrare in quei locali. Sì, praticamente sempre, adesso da giugno in poi sono residente a Porto del Canale. Allora, intanto io devo un buon compleanno sia a Fabrizio Rossini che a Marco Meoni. Ieri hanno entrambi compiuto gli anni, me l'hanno tenuto ovviamente in conclusione. Lui è molto più vecchio. Certamente. Ha smesso di giocare, figurati. E te avevo un braccio per capire l'età. Contare i cerchi. Quindi auguri davvero a Fabrizio e a Marco. Marco, grazie di essere stato in nostra compagnia. Ci avevi permesso l'anno scorso che ti abbiamo avuto in collegamento, che saresti venuto. In effetti è la prima occasione. Sei stato qui, quindi grazie davvero. Grazie a voi dell'invito. Grazie alla presidente della FIFA a Bologna, grazie alla Lega Pallavolo, grazie alla Zinella, grazie alla FIFA di Piacenza, ma grazie soprattutto a tutti voi che continuate a scegliere Top Volley. Vi ricordo che siamo anche sul canale YouTube, quindi potete rivedere tutte le puntate. Noi ci vediamo fra 15 giorni. Con